Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Orange Red. Oggi parleremo un po' del futuro del mio canale YouTube. Come ben sapete, io streamo su Twitch, gestisco un server Minecraft e tante varie cose e ovviamente il canale Twitch lo uso molto di più rispetto a YouTube. Anzi, avevo promesso di portare dei contenuti sul canale interessanti, l'ho fatto, poi ho subito mollato. Come mai questa scelta? La scelta è che comunque le visualizzazioni non sono andate come volevo e tantomeno YouTube non dà per i canali piccoli possibilità di crescere tanto o avere delle opportunità. Quindi il mio punto di vista è questo. Io tutti i miei video li sposterò sul il mio Patreon. Uno si chiede ok, quindi stai chiedendo dei soldi per seguire i tuoi contenuti? No, assolutamente, semplicemente io voglio passare al Patreon, pubblicherò lì tutti i miei video, tutti i lavori che faccio, per il semplice fatto perché lì esiste, anche per chi magari è un piccolo canale, l'abbonamento e varie altre funzioni che comunque possono aiutare l'influencer, o quello come volete chiamare, ad avere un sostegno dalle persone. Prima di tutto partiamo da questa cosa. Il Patreon non vuol dire che tutti i contenuti saranno solo per chi fa l'abbonamento, assolutamente no. Semplicemente best moments, tutte le cose che venivano pubblicate prima, che erano diciamo la fonte principale del canale, che veniva visto spesso nel canale, cioè la pubblicazione spesso, sono contenuti per tutti. Però ovvio che ci sono dei se, ma qualcosa cambierà. Certo che qualcosa cambierà e subito lo andiamo a vedere insieme, nel senso che vi dirò le cose. Ad esempio, i contenuti principali che verranno usufruiti solo tramite abbonamento sono ad esempio le serie. Ok, ad esempio l'Orangers. Orangers, io ho fatto un episodio, è andato abbastanza bene, però per fare un prodotto del genere, per farlo bene, ci vuole prima di tutto tanto tempo e secondo ci vogliono anche dei soldini perché ti serve comprare la roba. Oppure ad esempio come le serie, per farvi capire, serie come Orange Chef, serie come gli short, i giochi da tavolo e tutte queste cose, voglio portarle per persone che magari fanno l'abbonamento. Sì, ok, lo vedrete anche voi, c'è una possibilità che potete vedere anche voi chi non fa l'abbonamento, letteralmente lasciando il follower su Patreon. La cosa che vi sto chiedendo semplicemente, raga, io mi sposto su Patreon, voi se volete seguire ancora i miei video eccetera, passate a Patreon, semplicemente, perché YouTube non lo userò più. Ok, quindi partiamo da questa cosa. Non lo userò più, nel senso che comunque a me non dà voglia di fare video. Uno dice quindi pensi solo ai soldi, vuoi guadagnarci solo soldi? No, semplicemente io faccio live su Twitch, ho un server di Minecraft, ci lavoro, ci dedico tempo e lì comunque dici anche se al mese guadagni 60-100 euro al mese ti gratifica perché quei soldini ti permettono di investirli. Per esempio comprare un gioco da portare in live o per esempio comprare nuove attrezzature per fare video, live, tutto quello che volete. Se adesso io lavoro come tutti, ok? Lavoro come io lavoro come gli altri, guadagno uno stipendio normale. Il problema è che se quando lavori, quando hai delle spese e responsabilità, il tempo è poco. Quindi la voglia è bassissima di fare qualcosa che non ti porta a niente, ok? Le live le fai perché ti porta guadagni. Se gestisco un server Minecraft perché quel server ha fatto arrivare delle donazioni in supporto e c'è gente che ora mi segue in live eccetera per il server, quindi c'è una cosa che ti fa venire voglia di farlo, ok? Non è che vuoi diventare milionario facendo video o cose del genere, semplicemente che se io ho degli abbonamenti e già ho degli abbonamenti nel Patreon, per dirvi, quindi non è che nessuno mi caga, nessuno me ne frega, ci sono persone che lo fanno, io porterò più contenuti grazie a queste persone. Quindi ci saranno più video, ritornerà anche il canale, le cose sui video, tipo i best moments, grazie alle persone che supportano. C'è persone che lavorano per i server, mi aiutano, perché grazie a chi supporta tramite Patreon o tramite Twitch in questo caso. Quindi, semplicemente, i Patreon permettono di avere più contenuti sia gratis che a pagamento. È ovvio che quelli a pagamento esclusivi sono per chi ha l'abbonamento Patreon, che letteralmente uno dice ma questo chissà quanti soldi, 3 euro costa al mese,
Uno, due, tre. Niente. È anche più conveniente perché, ripeto, se fai un abbonamento su Twitch, prendo un esempio, su tu che spendi 4 euro, me ne arriva 1,70 euro, 1,60 euro, se tu lo fai tramite Patreon, spendi 3,40 euro centesimi di IVA, a me ne arrivano 2,70 euro. E lì anche tu ti senti magari più gratificato ad aiutare. Niente, non era nulla di così particolare, era semplicemente una piccola spiegazione per dirvi, raga, se volete seguire ancora i video, volete vedere ancora video, vi siete divertiti con i miei best moments, con i gameplay, con tutto quello che ho portato sul canale YouTube, li dovete seguire tramite Patreon. Come trovate il mio Patreon? Semplicemente ve lo metto in descrizione, metterò solo un link senza scrivere niente, un link con, per accedere a Patreon, lasciare un follower. Non chiede né abbonamenti né pagamenti. Entri, clicchi, follow e voi potrete vedere i contenuti che avete sempre visto fino ad adesso. La cosa che cambia semplicemente è che alcuni contenuti saranno a pagamento, giustamente, perché richiedono tempo, richiedono risorse, richiedono soldi. Io sinceramente devo guadagnare 1.400 al mese, prendo uno stipendio di 1.400-1.500, devo spendere ogni mese 100-200 euro per questi progetti che non mi danno nulla. Alla fine ti senti demoralizzato e non servirà un cazzo. Ecco, semplicemente questo. Ci vediamo nel prossimo video, cioè su Patreon.